Questi sono grissini croccanti senza farina. Non è possibile. Senti qui. Non ci credo. E come si fanno? Rimanete fino alla fine. Prendo tre patate, le mie pesano 570 grammi, le sbuccio, sciacquo un attimo le patate, poi taglio le patate a pezzi. Ora metto le patate in una pentola capiente. Ora ci serve dell'acqua, quindi riempiamo la pentola. Poi faccio cuocere le patate per circa 15-20 minuti dal bollore. Le patate sono pronte, quindi spengo e andiamo a scolarle. E ora le facciamo raffreddare completamente. Mentre le patate raffreddano, prendiamo dell'erba cipollina fresca e la tagliamo finemente. Metto l'erba cipollina in una ciotola. Poi prendo anche dei rametti di menta, rimuovo le foglie. E taglio anche la menta finemente. Diana, la mia solita domanda. Cosa stai combinando? Sto facendo dei grissini. Come dei grissini? Senza farina. Come senza farina? Eh sì, rimani fino alla fine. Aggiungo anche la menta. Nel frattempo prendiamo le patate che sono diventate tiepide. Schiaccia patate e schiacciamo tutto. Ce la fai, Diana? Sì, ce la faccio, sono allenata. Ormai sei diventata una schiacciapatate in persona. Aggiungo due pizzichi di sale, 120 grammi di fecola di patate e mescolo bene tutto. Impastiamo anche con le mani. Dobbiamo ottenere un panetto omogeneo, come questo. Divido il panetto a metà. Spolveriamo il tavolo con un po' di fecola e comincio a schiacciare con le mani. Cioè, Diana, tu vuoi dirmi che con questo impasto usciranno dei grissini croccanti? Esatto, hai detto proprio bene. Ma dai, sono proprio curioso. Poi prendiamo il matterello e stendiamo delicatamente. Prendiamo un tarocco oppure anche un coltello va bene. Tagliamo i bordi in eccesso, così otteniamo un bel rettangolo. E ora con il coltello vado a ricavare delle strisce. Diana, ma quant'è che deve essere spesso? L'impasto, beh, Sì. come Ok. vedi, è poco più di mezzo centimetro. E ora prendiamo i grissini delicatamente e li mettiamo nella friggitrice ad aria, nel cestello. Diana, ma che sono i grissini rettangolari o? Beh, è un impasto comunque fragile, quindi meno lo lavoriamo e meglio è. Lo metto prima qui e poi lo sposto vicino all'altro, così non si sente solo. Guarda, ti accontento. Vado ad appiattire gli angoli, così hai un grissino come piace a te, va Oh, bene? finalmente questo è un grissino, non quelle cose rettangolari lì. Ok. Beh, quelli li lasciamo, ormai sono fatti. Alla fine li ho resi tutti come volevi tu. Mi sono impegnata. Brava Hai Diana, visto? almeno adesso sembrano dei grissini, non dei rettangolini. E adesso li spennello con dell'olio. Sono proprio curioso di che cosa verrà fuori da questa ricetta, Diana. Anche io, sai, è un esperimento. Dei semi di sesamo da mettere sopra. E quindi cuociamo a 190 gradi per 25 minuti nella friggitrice. Io ho appena visto i grissini. Come sono, Diana? Spettacolari, meglio di quelli originali. Lasciate un mi piace già adesso perché quando li vedrete ne lascerete ancora di più. E condividete anche il video, mi raccomando, perché tutti devono fare questi grissini. 3, 2, 1. Uno. Non ci credo. No, non ci Guarda qui. credo. Non ci credo. Wow. Sì, però adesso bisogna sentire anche la loro croccantezza, Diana. Io non ho parole. Non ci credo. No, vabbè, cioè. Sono assolutamente incredibili. Non ci Dai un altro posso morso, dai un credere. altro morso. Non ci posso credere. Ragazzi, senza farina. Come fanno, Diana? Aspetta un attimo, ne ho visto uno qua. Guardate, mangio anch'io. Non ho parole. Adesso cuocio No, anche gli altri, eh. vabbè. Diana, sei pronta per assaggiare questi grissini?
Ovviamente. Vai. No, vabbè, non ci Mamma mia. credo. Sono croccantissimi, ragazzi, ma sono senza farina. Senza farina, senza lievito, senza farina. Com'è possibile, Diana, che sono venuti così croccanti? Non lo so, so solo che sono più croccanti di quelli originali. Mamma mia. Senti. Fateli.